sola, sfidando la mia sorte per una volta ancora. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse il nome che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso. Avanti, dormi, Anna carina. La mamma ha tanto da fare, deve lavare tanti pannolini. Ah, no, Anna carina, non hai voglia di dormire. Comincia a crescere, si diverte di più a stare sveglia. La signorina vuole guardarsi intorno, non vuole dormire, vuole stare alzata. Non credo, sai. Lo vedi? Ecco, le sta venendo sonno. Brava, brava. Che sguardo languido, quanto è bella. Visto, amico? Ho fatto prendi. Con permesso. Fermo! Ma che ti prendi? Polizia! Fermi tutti, polizia! Mani in alto! Io non ho fatto niente! Fermo! Che cosa volete da me? Non ho fatto niente! Ti voglio ammazzare! Ti voglio ammazzare! Accidenti! Lasciatemi! Non ho fatto niente! Lasciatemi! Avanti, vieni con me! Muoviti! Lasciatemi! No. Avanti! No! Sono innocente! Sono innocente! Ti odio! Avanti! Via! Ti odio! E lasciatemi! Amico, questa me la pagherai, vedrai! Azucena, a cosa stai pensando? Che non ce la faccio. Non ce la faccio più. Ho provato a dimenticare Rodolfo, ma non ci riesco. Azucena, ti prego, non fare così. Puoi ringraziare il Dio che i ragazzi erano a due passi, se no lei non sarebbe qui a raccontarlo. Sì, ma l'ho fatto per mia sorella. Comunque è stata un'imprudenza, Rodolfo. Per queste cose ci siamo noi. Quella donna le avrebbe sparato. Sì, è vero, lei ha ragione, ma le cose sono andate... Senta, secondo me un giorno ancora non avrebbe trovato sua sorella viva. O quell'uomo o quella donna l'avrebbero fatta fuori. E dica, adesso che cosa succederà a mia sorella, si può sapere? Prima saranno sottoposti a un interrogatorio, alla presenza di un magistrato. Naturalmente verranno loro contestati i capi d'accusa e... successivamente saranno trasferiti nelle rispettive prigioni. E in questo caso sua sorella finirà nel carcere di Los Teques. Gabbia Los Teques? Mm-hmm. Farò tutto il possibile per tirarla fuori da lì, ve lo assicuro. Ma come mai Rodolfo non arriva? Ah, non ti preoccupare, sarà occupato ma verrà presto. Speriamo che non sia quello che sto immaginando. Lo sai che Rodolfo è un uomo molto serio, soprattutto ora che sta per diventare padre. Ma sì? Mm-hmm. Tu credi? Certo. Senti, William, sai qualcosa tu di quella ragazza che lavora in questo ufficio? Un momento, un momento. Non cominciare con le domande perché io non so niente. E anche se lo sapessi non te lo direi, no? Mm-hmm. Comunque sappi che io ti difendo. Ah, sì? Mm-hmm. Questo vuol dire che ho bisogno di essere difesa, no? No, no, non interpretare male. Solo che quando Rodolfo e io parliamo... Buonasera, di... buonasera. Ah, ciao. Ma insomma, amore mio, è un'ora che ti sto aspettando. Beh, io me ne vado. Gabi. Gabi è ricomparsa. Davvero? L'hai ritrovata? Racconta, su. Non so ancora tutto quello che è successo. So solamente che in questo momento è in prigione. Beh, perlomeno ora sappiamo... Sai che è viva, no? E con un buon avvocato. Beh, la cosa non è molto semplice. Ah, lo so, ma tutto si risolverà. Non ti preoccupare. Sì, certo. Ma io me ne vado da fare. D'accordo, d'accordo. Ciao, William. Ciao. Ci vediamo dopo. Va bene. Ciao. Oh, su, amore, cos'è questa faccia? Ora andiamo a festeggiare. A festeggiare che? Brindiremo al ritrovamento di Gabi, che è viva. Al figlio che sta per nascere, non so, alla vita. Sì, ecco, alla vita.
Ti adoro, amore mio, ti adoro. Abbiamo tutta la notte per noi due soli, eh? Sì. Sono sicura che la vita ci regala i momenti... I momenti più felici della nostra esistenza. Stare con te è meraviglioso. Sei dentro di me e non riuscirò mai a cancellare la traccia che hai lasciato. Tu sei la cosa più importante. Mi sei necessaria. Sei l'unica ragione per continuare a vivere. Niente al mondo mi farà allontanare dalla mia adorata Zucchero. Te lo prometto. Io non penso che... Non amo che te. Anch'io. Anch'io ti amo. Senti, amore mio, perché noi due non usciamo un po' più spesso? Beh, vedi niente. Possiamo farlo e lo dobbiamo fare d'ora in avanti. E non credi che sia rischioso per il bambino? Il bambino? Oh, ma che cosa dici, amore mio? Queste sono idee antiquate. Le donne moderne non ci credono più, anche se sono incinte, vanno a divertirsi, vanno a ballare. Fanno una vita normale, come tutta la gente giovane. Ne sei sicura? Perché voglio che mio figlio sia un bambino forte, sano e robusto. Beh, amore mio, adesso lasciamo da parte il bambino perché questo è un posto per adulti. Pensiamo solo a ballare e a divertirci. Ma che ti succede? Perché ridi? Niente. Quanto è strana la vita, no? Sì, in un certo senso è vero. Ma che cosa vuoi dire con questo? Spiegami. Niente, considerazioni mie. Dai, dimmi. Dai, canta un po' quella canzone un'altra volta. Dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio. Dai, che aspetti, dammi un bacio. Non sono abituato a queste orge notte. Ah, ti dirò che anch'io mi sento un po' stanca. Sai, amore mio, stasera mi hai fatto la donna più felice del mondo, ti ringrazio. Ma sapessi, mi sta venendo un sonno. Deve essere la mancanza di abitudine. Sì, può anche essere stato il vino che abbiamo bevuto a cena. Che marca era? Se non lo faccio, mi sembra Bordeaux. Bordeaux? Buono, no? Ah, sì, sì. Amore mio. Perché non continuiamo la festa in camera da letto? E perché? Andiamo, dai. Francesco, Gabi sta bene? Bene, amore mio. Così mi hanno detto, che sta bene. È sicuro? Sicuro? Perché dovevano dirmi una cosa per un'altra? Non lo so. Perché non viene lei qui da noi invece di andare noi da lei? Non ti sembra strano? Amore mio, devo dirti una cosa che non ti ho ancora detto. Perché non stavi bene. Ma ora che ti sei rimessa, te la devo dire. Francesco, Gabi sta bene. Bene, amore mio, almeno in salute bene, sta bene. Ma c'è una cosa che devi sapere. Gabi è in prigione. Oh, mio Dio, in prigione. Sì, amore mio. È la verità. Tesoro, purtroppo Gabi ha commesso alcuni errori, però aggiusteremo tutto, vedrai. Lei non sapeva quello che faceva. Francesco, ma Gabi sta bene. Bene, amore mio, bene, sta bene. E perlomeno è viva, e questa è la cosa più importante, è viva. Sì, certo. E adesso
Non ci resta che aiutarla ad uscirne fuori al più presto. Ma certo, amore, certo che l'aiuteremo. Sta tranquilla. Poverina. Dobbiamo aiutarla, sì. Chissà com'è angosciata. Ho una voglia pazza di vederla. Lo so, amore mio, sì, lo so. Rosalia, taglia di più il gambo a quei fiori, per favore. Come hai detto? Ma sei sorda, taglia di più il gambo a quei fiori. Non mi piacciono così alti. E non mi dare del tu, perché io sono la padrona di casa, hai capito? Sì, signora. Buongiorno. E papà! Come stai? Buongiorno, paparino adorato, come sei bello! Ma dove vai così bello, eh? Brenda, ma che ti succede? Vado un momento in cucina. Perché tutto questo entusiasmo? Ah, sapessi, Rodolfo si sta comportando con me in modo splendido, paparino. Mi fa molto piacere quello che dici. Senti, mi ha portato a ballare e mi ha portato a cena come fossimo in luna di miele. Va bene, bambina mia, è chiaro che mi fa molto piacere, ma dimmi, tutto questo non lo faceva anche prima? No, papà, no che non lo faceva. Senti, non vedo l'ora di chiamare Azucena e dirglielo. Brenda, per favore, lasciala tranquilla, quella povera ragazza. No, signore, voglio prendermi questa soddisfazione. Glielo voglio dire, voglio dirle che mio marito mi ama, mi adora. Se tu me ne avessi parlato, Gabi, perché non sei venuta da me? Non potevo, non... Che è successo? Che è successo, sorellina? Che è successo? Che è successo, Dio mio, che è successo? Io questa domanda me la sono fatta mille volte. Questa domanda mi martella nella testa sempre. Dimmi, è giusto amare così? E lo domandi proprio a me? Io mi sono data a lui completamente. E che ho guadagnato? Su di ciume. Mi sono trasformata in una donna sporca, in una... Ascolta, Gabi. Tutti commettiamo degli errori. Tutti abbiamo il diritto di commettere errori. Siamo esseri umani. Io credo che per me ormai sia finita. No, no, Gabi. Tu non puoi dire una cosa del genere. Tornerai ad essere la stessa Gabi di prima, hai capito? Quella di prima. Maria Gabriella Itriago. La piccolina di papà. Quella che otteneva tutto. La superficiale che non era capace di vedere al di là del suo naso. Chi siamo, Rodolfo? Chi siamo noi, Itriago? Ma che importanza ha chi siamo? Che importa chi siamo stati o chi saremo in futuro? È importante l'oggi, il presente, quello che saremo domani mattina. Solo questo è importante. Vedi, Rodolfo. Ho fiducia in te. Gabi, tu devi uscire da questa situazione. Vedrai che ce la farai, di sicuro. Tu devi uscire da qui per poter dimostrare al mondo chi è Gabi Triaco. E quanto male. Che bello avere un fratellino come te. Gabi, giuro che ti farò uscire da qui e farò tutto il possibile per tirarti fuori da qui, sorellina. Ciao, come stai? Come va, Armando? Bene, grazie, Raffaele. No, non c'è. Ah. È sceso un attimo, ma torna subito. Aspetta, finisco di preparare il latte alla bambina. Siediti. Grazie. Sono venuto a portargli questi documenti. Me l'hanno dati in centrale. Guarda che sono molto urgenti, bisogna che li firmi. Beh, adesso arriva. Aspettalo. Ci sono novità? Hai saputo niente di Gabi? Sì, Gabi è in prigione. Il capo d'accusa è abbastanza grave, effettivamente. Per ora se ne sta lì. E la sottopongono a continui interrogatori. Certo che se risulterà colpevole, se avranno le prove della sua colpevolezza, si farà sicuramente un bel po' di anni di carcere. Gabi Triago si è messa in un gran brutto guaio. E che cosa ce ne importa a noi se quella ragazza si è messa in un gran brutto guaio? No, senti, Raffaele... Armando, perché vieni in questa casa? Per far piacere a lei portando le notizie degli Triago? Raffaele, sono io che gliel'ho domandato. No, non è vero. Continua a venire qui perché è innamorato di te. No, mi dispiace, Raffaele, ma io ero venuto apposta... a dirti che l'altro giorno hai
hai equivocato. Ti sei sbagliato di grosso. Ecco, insomma, io non... È vero, ha ragione. Esci, vattene immediatamente da questa casa. Ma, Raffaele... Non sei altro che un perfetto ipocrita. No, io non ti capisco, Raffaele. Non so perché tu faccia così, davvero. Secondo me sei diventato matto. Fatti curare. No, parlo sul serio. Fatti curare, sarà meglio per te. Anzi, sarà meglio per tutti. Arrivederci. Non voglio che Armando metta più piede in questa casa. Non deve più entrare in questa casa. Vada pure. Gabi. Affidami, mamma. La mia bambina adorata. Gabi, tesoro mio. Stai bene? Sì, sto bene. Raffaele, dove è andata mia madre? È scesa un momento a comprare non so che cosa. Senti, per favore, dille che prepari la pappa ad Anna Carina, perché io devo uscire un momento. Dove vai? A trovare Gabi. E perché vuoi andare a trovare quella ragazza? Perché sì. E invece no, è in prigione e poi è la sorella di quell'individuo. Ma che male c'è se vado a trovarla? Non voglio che tu ci vada, è una delinquente e poi è la sorella di Rodolfo e Triaco. Del padre di Anna Carina. Ogni volta che nomini quell'individuo è come se mi mancassi di rispetto. Non ti manco di rispetto. Che cosa c'è di male se vado a trovare Gabi in questo momento? È un gesto di solidarietà. La verità è che questo è un gesto di solidarietà con Rodolfo e Triago. Ma che cosa vuoi che faccia? Che ammazzi quell'uomo, eh? Cosa Guarda dici? Che l'ammazzo e non scherzo. Smettila, dammi qua, dammi qua. No, non la toccare. Ma scusa, perché te la vuoi tenere quell'arma? Ormai non sei più nella polizia. Dammela subito. No, perché è probabile che mi serva da un momento all'altro. E t'avverto, non uscire da questa casa. Senti, Goite, avverti il personale del dipartimento che non dimentichi la riunione che terremo tra mezz'ora. Commissario, che facciamo allora con Raffaele? Gli ritiriamo la pistola. Se è tanto grave come tu mi dici. Grave? L'ultima cosa che ha fatto, commissario, è stata di accusarmi di volermi mettere con sua moglie. Il colmo è pensare che lo conosco fin da prima che si sposasse. Quanto mi dispiace per Raffaele. Era un uomo così onesto. Non lo so, commissario. Non si potrebbe trovare un modo per... Quale? No. Non c'è nessun altro modo. Dovrà restituire la pistola d'ordinanza. Tanto più che non è in condizioni di... Lo sai benissimo, avrebbe dovuto farlo spontaneamente lui stesso a suo tempo. Ma se le immagina, come la prenderà? Quale sarà la sua reazione? Che facciamo? Finirà col capirlo. È stato nella polizia tutta la vita. Commissario, penso che la cosa migliore sia andare noi a casa di Raffaele, no? Naturalmente. Comunque oggi stesso deve essere disarmato. Proprio per il suo bene. Sì, perfettamente. Sì, inviate la merce il più presto possibile. La ringrazio. Buongiorno. Che cosa vuole? Io... Se deve dirmi qualcosa lo faccia in fretta perché sono molto occupato. Ho saputo di tua sorella. E da quando lei si preoccupa di mia sorella? E da quando le interessa tanto la mia famiglia? Senti, Rodolfo, se fra noi due è finito tutto, non vuole dire che siamo nemici, non ti pare? Certo che mi preoccupo per tua sorella. Perché invece di avercela con me, non riconosce il mio coraggio. Il coraggio si dimostra con le azioni, non con le parole. Mentre tra te e me ci sono state solo parole.
può andare.